A Pisa, la città ricorda il giorno di San Sisto, nell'omaggiare i caduti della battaglia della Niloria, il 6 maggio rende omaggio a quanti hanno dato se stessi per il senso del dovere. In servizio. Pisa ricorda il giorno di San Sisto, il santo patrono che accompagnò le glorie marinare della Repubblica fino al disastro della battaglia della Meloria. Il 6 agosto 1284 Pisa crollò come potenza marittima e dovette adottare nuove strategie, santo patrono compreso. La perdita di vite umane fu incredibile per quei tempi, prigionieri compresi, solo loro quasi 10.000, al punto che correva il detto che chi avesse voluto vedere Pisa doveva andare a Genova. La tradizionale cerimonia promossa da un cartello di associazioni pisane vede l'obbligo delle restrizioni anti-Covid che limita il numero dei presenti. Un mare mosso impedisce il viaggio via mare verso le secche della Meloria, punto di riferimento della battaglia. Il senso di questa rievocazione però non si lega alla battaglia in sé, ma al sacrificio di coloro che misero la loro vita in gioco per il senso del dovere. Questo abbraccia le vittime in mare che si sono prodotte nei secoli. Motore dell'iniziativa l'associazione Il Mosaico, presieduta da Riccardo Buscemi, che è anche vicepresidente del Consiglio Comunale. Il mare agitato ci ha impedito di programmare la ormai tradizionale uscita alla Meloria per commemorare i caduti della battaglia della Meloria, ma anche tutti i caduti di tutte le guerre che hanno col loro sangue sostenuto la patria. Il mare non ci ferma perché siamo qui proprio all'imboccatura del porto, nel tratto di mare antistante dove si svolsero quei tragici fatti, per ricordare e per pregare anche e per farci a noi stessi un monito: per conservare la pace bisogna lavorare veramente per la pace e gli strumenti per conservarla sono quelli, appunto, la diplomazia, la collaborazione tra i popoli. Oggigiorno siamo qui a commemorare, in qualità di comandante interinale del presidio di Pisa, il sacrificio di tante vite e per non dimenticare queste persone che diedero la loro vita per quello che in quel momento era la loro patria. Il messaggio, appunto, è questo: di non dimenticare chi in qualche modo era un servitore dello Stato. È giusto, nonostante siano passati così tanti anni, non lasciare nessuno indietro, perché solamente studiando il passato possiamo evitare nel futuro di commettere errori o male interpretazioni. Tutti insieme, così come solo insieme possiamo sconfiggere con senso di responsabilità la pandemia, vaccinandoci tutti, non solo per se stessi ma anche per difendere gli altri, anche quelli che hanno perplessità. Tutti le abbiamo avute, ma le abbiamo superate pensando al bene comune. Ecco, tutti insieme dobbiamo unirci per recuperare la forza di fare proposte e costruire un futuro diverso che ovviamente superi quelle che è storia, che è civiltà, che ci ha visti nemici, che ci ha visti combattere gli uni con gli altri, ma per un nemico comune che invece richiede ancora di più la pace, ovviamente, ma soprattutto l'unità di chi ha comuni interessi.